Allora, no, errori evidenti non ce ne stanno. La conclusione dovrebbe essere giusta, cioè giusta nel senso che l'equazione non è verificata, perché questo è positivo, questo è negativo. Se la uguaglianza non è mai verificata, che significa? Allora, io avevo due zone nella quale il primo membro è definito. In queste due zone possiamo andare a vedere se questa disuguaglianza è verificata. Se è verificata in un punto di una certa zona, è verificata in tutta la zona. Allora, facciamo un esempio. Mettiamoci per esempio meno 1. Allora, se io ci metto meno 1, qua mi viene un radicando che è positivo, a destra mi viene un numero negativo, quindi sicuramente la disuguaglianza è verificata, quindi questa zona va presa tutta. Se ci metto invece un numero maggiore di 2, per esempio 3, allora 9 meno 3 meno 3 fa 3, radica 3, vabbè, a 3 è ancora negativo. Ma anche se ci mettessi un numero molto più grande, uno può non essere convinto, mettiamoci 10. Se ci metto 10, qua mi viene a 100 meno 10 meno 10 che fa 90, radice di 90 fa 80, radice di 80 fa un poco meno di 9, qua invece 10 meno 4 diviso 2 fa 3 e quindi la disuguaglianza è verificata. Quindi effettivamente anche questa zona va presa. Quindi quella di, diciamo, questa qui ha per soluzioni x minore o uguale di 0 oppure x maggiore o uguale di 2. Se lo vogliamo scrivere come insieme, x appartiene a meno infinito 0, 0 incluso, unito 2 più infinito. Ok? Un altro modo di farlo, di fare questa disuguaglianza, è il seguente. Un altro modo di svolgere questa disuguaglianza è il seguente. Se io non mi accontento di vedere dove è definita questa quantità, ma vado a svolgere questa quantità. Allora, se x, allora la radice quadrata di x quadro meno x meno valore assoluto di x, a quanto è uguale? Se x è positivo, è la radice quadrata di x quadro meno 2x. Invece se x è negativo, è la radice quadrata di x quadro, che vi ricordo che è il valore assoluto di x. Cioè in realtà posso anche scrivere meno x, perché x è negativo, valore assoluto di x. Quindi in realtà di questa funzione si può fare il grafico. Noi di grafici ancora non ne abbiamo parlato, però il grafico di una retta lo sapete fare. Y uguale a meno x è questa, in questo caso semiretta, perché devo arrivare fino a 0. Questa definizione vale per x diciamo minore o uguale di 0, e quest'altra vale per x maggiore o uguale di 0, anche se tra 0 e 2 questa, la radice non si può fare. Da 2 in poi cosa posso dire? Io faccio la semiretta y uguale a x. Da 2 in poi, quando impareremo un po' di grafici, andremo a vedere che questa radice fa così, cioè si avvicina a y uguale x da sotto. Per quale motivo? Beh, sicuramente questa qua, fino a 2 il radicando è negativo, non si può fare. A 2 il radicando viene 0, la radice fa 0. Da 2 in poi noi sappiamo che il grafico, diciamo il valore di questa funzione, è compreso tra a
la radice di x quadro, che fa x, in questo caso perché x è positivo, quindi sta di sopra, e la radice, insomma, è un po' più piccola. Di quanto più piccola? Non di molto. Perché, per esempio, se io faccio il quadrato di x meno 1, quello fa x quadro meno 2x più 1, è ancora un po' più grande. Quindi questa qua, in realtà, non si appoggia a x, si appoggia a x meno 1. La singola sarà x meno 1. Comunque, diciamo, avrà un asintoto pari a x meno 1, però è maggiore di x meno 2, mi sarà compresa in una striscetta qua tra x meno 1 e x meno 2. L'altra funzione invece era x meno 4 mezzi. X meno 4 mezzi è una retta, è una retta che fa così, cioè a 0 vale meno 2, a 4 vale 0 e ha una pendenza più bassa, che la pendenza è x mezzi e un mezzo. Allora, cosa vedete? Vedete che il grafico della prima funzione, cioè del membro di sinistra, sta sempre al di sopra del grafico della seconda funzione. Quindi questa disuguaglianza, dove entrambi i membri sono definiti, è sempre verificata. E quindi effettivamente la disuguaglianza è verificata tra meno infinito e 0 e tra 2 e più. Ok? Quindi questo è un altro modo di svolgere l'esercizio. Andiamo a fare un'altra. Prendiamo un esercizio che sia interessante. Ok, vediamo un po', questo è un po' del tipo di quelle che mi venivano date al test, ma quello interno, alla fine dei precorsi. Andiamo a prenderne uno e andiamo a finire. Ok, allora vediamo un po' la domanda. Qual è? Allora, valore assoluto di x quadro meno 3x più 2 uguale alfa a soluzioni se sono se alfa, e qua bisogna specificare quanto c'è la soluzione. Allora, chi è la funzione f di x uguale, guardate che il concetto di funzione, la definizione di funzione, alcune generalità sulle funzioni le dobbiamo ancora rivedere, le rivedremo, però questo non toglie che il grafico di una funzione elementare come una funzione quadratica, cioè questa per esempio senza valore assoluto, che è una parabola, dovreste saperlo fare. Allora, io voglio fare il grafico di questa. Allora, andiamo a studiare prima il grafico di questa. Allora, questa chi è? Questa è x meno 1 ed x meno 2. Se fate il prodotto viene x quadro meno x meno 2x fa meno 3x, meno 1 per meno 2 fa 2. Quindi questa non è altro che una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, che in 0 vale 2, che in 1
vale 0 e che in 2 vale di nuovo 0. Quindi più o meno è fatta così. In 0, questo è il grafico della G. Ok? Allora, chi ha il grafico della F? F è il valore assoluto di G. Fare il grafico del valore assoluto di una funzione significa prendere il pezzetto di grafico che era negativo, che diciamo stava al di sotto dell'asse delle ascisse, e ribaltarlo al di sopra. Per vederci che ci troviamo, per esempio, se io ci metto 1, qui mi viene 0, il valore assoluto di 0 è 0, infatti qua rimane 0, qua rimane 0. Se ci metto un numero minore di 1 o maggiore di 2, quello che mi viene qua è positivo e rimane uguale, quindi non viene alterato. Se ci metto per esempio 3 mezzi, se ci metto 3 mezzi, qua mi viene 1 mezzo per meno 1 mezzo che fa meno 1 quarto. Ma questo era per la G, quando vado a fare la F devo fare il valore assoluto di meno 1 quarto, quindi avrò il valore 1 quarto a 3 mezzi. Magari il disegno non sta fatto benissimo, però ok. Quindi questo, se voglio fare tutto il mio ragionamento in maniera completa, quindi questo quando è che ha soluzioni uguale ad alfa, che significa? Dobbiamo prendere un parametro alfa e dobbiamo vedere se a livello alfa ci sono soluzioni, cioè il mio grafico a livello alfa della y uguale alfa interseca la retta appunto y uguale alfa. Quando è che c'è soluzione? Se solo se alfa appartiene a 0 più infinito, positivo o nullo, che già quando alfa è uguale a 0 la soluzione è 1 e 2. Quindi qua le possibili risposte erano 0 più infinito 0 incluso, 0 più infinito 0 escluso, 1 più infinito 1 escluso, nessuna delle precedenti. La risposta giusta era in questo caso la prima. Ah no, ho sbagliato a leggere, però insomma le risposte erano 0 più infinito 0 1 quarto, sempre per qualche alfa tra 0 e infinito, nessuna delle precedenti. No, per tutti gli alfa da 0 in poi, perché a ogni, diciamo, se alfa è positivo, a ogni livello ci sono solo. Ok, quindi va bene così. Ok, andiamo. Oh, facciamo qualche esercizietto di logica. Allora, facciamo questo così lo capite meglio, perché l'altro è più formale, ma... Allora, 5 persone sono sedute, sono attorno a un tavolo. Negare le seguenti affermazioni. Una è in piedi.
Allora, negare l'affermazione che una persona è in piedi. Significa non è vero che una persona è in piedi. E quindi quante sono le persone in piedi? Fate attenzione perché qua dipende. Se l'affermazione è c'è esattamente una persona in piedi, negarla significa che in piedi ce ne possono essere 0, ma anche 2, ma anche 3, ma anche 4, ma anche 5. Le persone in piedi non sono una. Se invece l'affermazione si voleva intendere, però non è il caso perché questo è un discorso formale, quindi si presuppone che l'affermazione sia precisa, almeno una è in piedi, allora effettivamente la negazione di almeno una persona è in piedi si vuol dire sono tutti seduti. Ecco, facciamo così. Neghiamo la seguente frase: nessuno è seduto. Quante sono le persone sedute? Almeno una. È chiaro che la negazione di nessuno è seduto non è sono tutti seduti, vuol dire non è vero che nessuno è seduto, quindi almeno uno deve stare seduto. Poi quelle persone sedute possono essere una, due, tre, ma non lo sappiamo, ma almeno uno deve essere seduto. Neghiamo l'affermazione che tutti sono in piedi. È la stessa affermazione di prima, se tutti sono in piedi nessuno è seduto. Quindi negare che tutti siano in piedi vuol dire che almeno uno è seduto. Allora, vediamo un po'. Questo deve essere romanista come a me, però di qualche un po' di anni fa. Quale di queste frasi è equivalente a se Battistuta gioca la Roma vince? Vediamo un po'. Io dico la frase e voi mi dovete dire se è equivalente o no. Se Battistuta gioca la Roma non vince. Non è equivalente. Se Battistuta non gioca la Roma vince. Se Battistuta non gioca, la Roma non vince. No. Ha detto solo che se gioca Battistuta, la Roma vince. Non ha detto che se non gioca non si sa. È chiaro? Se la Roma vince, Battistuta gioca. No. Perché se Battistuta gioca la Roma vince, ma se la Roma vince può vincere pure senza Battistuta. Se la Roma vince, Battistuta non gioca. No. Se la Roma non vince, Battistuta gioca. No. Se la Roma non vince, Battistuta non gioca. Stavolta sì. Perché se giocava Battistuta la Roma aveva vinto. A implica B è equivalente a non B implica non A. L'abbiamo visto prima. È così. Tu sai che se gioca... Allora, mettiamo... aggiorniamola ai tempi. Se gioca Ronaldo la Juve vince. No, ma mettiamo, non sono juventino, quindi proprio accusare me di fare. Ok. Però, mo se Ronaldo, quando hanno squalificato Ronaldo, la Juve ha giocato a vinto lo stesso. Mettiamo che quando gioca Ronaldo è sicuro che la Juve vince. Vedi che l'attenzione si conta. Allora, se Ronaldo gioca la Juve vince. Se la Juve vince, non è detto che Ronaldo giochi, la Juve può vincere pure senza Ronaldo. Ma se la Juve non ha vinto, Ronaldo non c'era, perché se giocava, se c'era Ronaldo, la Juve aveva vinto. Ammettiamo che sia sicuro che se c'era Ronaldo.
e così via. Allora, vediamo un'altra. Silenzio. Facciamo. Allora, facciamo questo. Questo è molto semplice. Poi facciamo quell'altro, è un attimo più complicato. Trovare tutte le soluzioni di x cubo uguale 16. Proviamo queste soluzioni. Allora, in realtà qua bisogna aggiungere cosa? Dove andiamo a cercare le soluzioni? Se non aggiungo dove andiamo a cercare le soluzioni, la domanda non ha senso. Parlavamo dei numeri reali, quindi se aggiungo, prendete per esempio l'equazione a x quadro uguale 2. Sui numeri interi ha soluzione? No. Nei razionali ha soluzione? No. Che abbiamo visto, non c'è nessun numero razionale e quadrato faccia. Nei reali ha soluzione? Quante soluzioni ha? Più o meno radical 2. Questa negli interi ha soluzione? Nei razionali? No. Non c'è nessun numero razionale elevato al cubo di 16. E si può fare un ragionamento simile a quell'altro. Nei reali, quante soluzioni ha? Non ce n'è una. Ce n'è una sola. Chi è? X uguale radice cubica di 2 alla quarta, cioè 2 alla 4 terzi. Chiaro? Questa è una soluzione, è questa. Invece x alla quarta uguale 16, sempre se x appartiene a r. Quante soluzioni ha? Quali sono? Più o meno 2, perché 2 alla quarta fa 16, ma anche meno 2 alla quarta fa 16. In realtà queste due equazioni, vedremo appena faremo i numeri complessi, questa ha 3 soluzioni di numeri complessi, questa ne ha 4, perché sono due equazioni algebriche, una di grado 3 e una di grado 4. Tuttavia, le altre due soluzioni di questa equazione non sono reali, ma sono due numeri complessi. Perché non sono reali? E se io faccio il grafico della funzione x cubo, vedremo che il grafico della funzione x cubo è una funzione crescente, allora, x cubo uguale 16, a un certo punto arriva a 16, quindi c'è esattamente un valore per il quale x cubo valga 16. E non ce ne possono essere due, perché se ce ne fossero due la funzione in due punti avrebbe lo stesso valore, ma questa funzione vedremo che è crescente e quindi non assume mai due volte lo stesso valore. Invece x alla quarta uguale 16 ha un grafico fatto così e quindi effettivamente a 2 e a meno 2 fa 16. Chiaro? Questo è il grafico di x al cubo. Questo è il grafico
x alla quarta assomiglia a una parabola, ma non è una parabola. A volte si dice che è una quarta. Ok. Allora quello che voglio dire è che se per esempio cerchiamo le soluzioni nei numeri interi, questa ce n'ha 2, questa ne ha 0. Se cerchiamo le soluzioni nei numeri naturali, questa ne ha 1, questa ne ha 0. Quindi dire dove quali sono, diciamo, cercare le soluzioni senza dire dove si cercano non ha senso. Questa equazione qui, se siamo nel piano, sono due rette, sono la retta x uguale 2 e la retta x uguale meno 2. Perché se io dovessi cercare le soluzioni di questa equazione nel piano xy, vorrebbe dire trovare tutte le coppie xy che soddisfano questa equazione. Quindi quando trovo x uguale a 2 e x uguale a meno 2, nel piano non sono due punti, ma sono due rette, due rette verticali. Quindi fate attenzione, se ci manca l'insieme dove cerchiamo le soluzioni, a volte uno dice vabbè, ma dal contesto si capisce che cerchi le soluzioni là, però è sempre meglio sapere, perché ripeto, questa equazione in n ha una soluzione, in z ce n'ha 2, in q ne ha 2, in r ne ha 2, in C ne ha 4, nel piano, diciamo, in R2 c'ha due retti soluzioni, in R3 avrebbe due piani di soluzione. Quindi il concetto che deve rimanere è che se io chiedo, faccio una domanda, devo dire dove voglio la soluzione. Ok, facciamo questo che mi sembra interessante. Allora, abbiamo, oh, che avevamo detto, raga? Silenzio. A1 diverso da A2. Allora, la domanda è trovare il più grande Y tale che x meno a1 più x meno a2 sia maggiore o uguale di y, però x appartiene a r. Allora, questo è un esercizio facilissimo, semplicemente la domanda è posta in un modo un po' contorto. Allora, ci aiuterà un po', io adesso li sto facendo senza appunto di passare un granché, ma poi dopo lo vedremo meglio. Allora, supponiamo che A1 sia qui e A2 sia qui. Chi è x meno a1? È una funzione che fa così, di valore assoluto. La funzione di valore assoluto di x, è esattamente la funzione che qua vale meno x, qua vale x, quindi è una, come grafico, una specie di v.
quando vado a fare il valore assoluto di x meno a 1, semplicemente non ho fatto altro che traslare, spostare il grafico di questa funzione in maniera tale che si annulli invece che in 0 in a 1. Ok? Chi è il valore assoluto di x meno a 2? Il valore assoluto di x meno a 2 è fatto così. Questo è il valore assoluto di x meno a 2. Mi sapreste fare il grafico del valore assoluto di x meno a 1 più il valore assoluto di x meno a 2? Qui semplicemente abbiamo assunto che a 1 è minore di a 2. No, è la somma di questi due, è un grafico diciamo che risulta dalla somma delle funzioni che hanno quei due grafici. Allora, come è fatta questo grafico? Allora, io dico che fino ad a 1 fa così più o meno. Tra a 1 ed a 2 la mia funzione è costante, da a 2 in poi la funzione fa così. Perché? Qua ci manca la parte. Allora, prima di a 1, chi è questo valore assoluto? È a 1 meno x. L'altro è a 2 meno x, perché siamo anche prima di a 2, la somma sarà, qua sarà a 1 più a 2 meno 2x. Qua invece sarà il contrario, 2x meno a 1 meno a 2. Perché qua però è costante? Perché vedete che dove una funzione sale con pendenza 1, l'altra funzione scende con pendenza 1, quindi la somma è costante. Quindi una funzione farà, la prima funzione farà x meno a 1, la seconda funzione farà a 2 meno x. Quindi la somma quanto farà? A 2 meno a 1, che è positivo. Questo fa a 2 meno a 1. Perché appunto in A1 questo vale 0, l'altro vale A2 meno A1, la somma fa A2 meno A1. In A1 questo vale 0 e l'altro fa valore assoluto di A1 meno A2 che fa A2 meno A1. Se lo fate in qualunque punto intermedio vedete che il risultato è lo stesso. Ok? Quindi adesso abbiamo capito quanto fa questa funzione qui, chiamiamola f di x. Questo è il grafico di y uguale a f di x. Adesso, se la domanda è qual è il più grande y tale che valga quella disuguaglianza, chi è? Se non vogliamo fare questa ipotesi, chi è il più grande x? Io, è vero che è a 2 meno 1 se faccio questa ipotesi. Se questa ipotesi non la faccio? Se questa ipotesi non la faccio è valore assoluto di a 2 meno 1. Perché? Se fosse il contrario sarebbe a 1 meno a 2. Ma in ogni caso deve essere positivo e quindi chi è? Questo qua è valore assoluto di a 2 meno 1. Quindi questa arriva, scende fino al valore assoluto di 2 meno 1, poi rimane costante e poi risale. Qualunque siano a 1 e a 2. Provate e fatelo a casa con due funzioni.
vedete che la cosa funziona. Ok, andiamo a fare allora, supponiamo vogliamo calcolare un po' di cifre decimali del numero radical 3. Faccio radical 3, potremmo usare radical 2 come abbiamo fatto a lezione, ma voglio fare radical 3 così cambiamo anche un po' con l'esercizio. Tanto il metodo è sempre lo stesso. Come potrei fare? Ad approssimare radical 3. Vediamo se qualcuno si ricorda quello che abbiamo fatto a lezione. Facciamo questo e poi ci riposiamo. Allora, cominciamo x con 1 uguale, quando ci vogliamo mettere? Da quando vogliamo partire? Da quando mi pare, basta che sia non troppo distante dalla radical 3. Possiamo scegliere 1 oppure 2. Mettiamo 2, stavolta voglio partire. X con 2 chi sarà? 2 più 3 fratto 2 mezzi. Cioè 4 più 3 7 mezzi, 7 quarti. Allora, x con 3 chi sarà? 4 più 3 fa 7, 7 mezzi, su 2 fa 7, 4. Adesso x con 3 chi sarà? Vediamo se avete capito. No, allora, 7 quarti più 3 fratto 7 quarti, cioè 12, 7 fratto 12. Allora andiamo a fare in generale, questo sarà x con 3, 4 per 7 fa 28, 28 per 2 fa 56, 49 più 48 fa 96. Allora, vediamo se stiamo facendo bene. La calcolatrice dice che radical 3 è uguale circa a 1.7320 50 80 8 1. Intanto questo 97 su 56 è 1,73 21 4 2 8 5. Vedete che c'è qualche settimo. Ok. Bene, quindi quante cifre decimali ci abbiamo giuste? 3. Adesso x con 4 chi sarà? 97 su 56 più
56 per 3, cioè 168 su 97, fratto 2, cioè allora 56 per 97 per 2, sotto c'è 10.864, sopra c'è 56 per 168, fa 9.408, 97 per più 9.408, fa 18.860. Diviso 10.864 fa 1,73205081. Allora, quante sono le cifre decimali giuste? 3, 4, 5, 6, 7. Prima erano 3. Adesso sono 7. Più o meno a ogni passaggio il numero di cifre decimali giuste è la doppia. Quindi la prossima volta saranno 12, la prossima volta saranno 24. Più o meno, ci sono, possono essere problemi, diciamo che una cifra fa scattare più. Se stai a 999, fai un errore di un millesimo, scatta in te. Però, allora, questo qua è, vabbè, questo qua si chiama metodo delle tangenti o di Newton, però per giustificarlo ce ne vuole. Allora, la prima volta l'ho incontrato sulla calcolatrice che mi hanno regalato quando, anzi veramente che mi sono comprato i soldi miei, quando avevo 15 anni. C'erano le prime calcolatrici, la mia non era ricca, non aveva i cristalli, aveva i led, ma non aveva quelli là, aveva i led luminosi, non a cristalli lì. Quelle costavano già di più. Però mi ricordo all'epoca costava 15.000 lire, che non era poco. E sulla mia calcolatrice il tasto, la dice guarda, non c'era. Stiamo parlando, 15 anni erano 78. Quindi c'era però il fogliettino delle istruzioni che diceva di fare così. Ci fate 3-4 volte così e vi fate la risposta. Quello che diciamo dopo un po' capii, io capivo anche come si faceva la radice cubica, cioè modificare il metodo e vedi che veniva, non è che era in grado di giustificarlo, però si può fare un metodo simile a questo anche per calcolare la radice cubica. Allora vediamo perché questo metodo, non quello che siamo in grado di giustificare. L'uguaglianza generica qual è? È xn più 1 uguale. Qual è la definizione generica? Allora, xn più il radicando fratto xn fratto 2. A questa qui io dico che questo, quando n tende a infinito, cioè quando faccio molte volte questo, un po' di volte questo metodo, questo numero si avvicina alla radice quadrata di A. Anzi, per essere precisi, più la radice quadrata di A. A prendiamo un numero positivo, e x0 prendiamo, x1 prendiamo 1. Allora, come si fa a capire questo? Allora, adesso facciamo un ragionamento, questo ragionamento sarà veramente giustificato solo quando faremo le successioni. Potremo giustificarlo, però quelle successioni perché sono, le studiano? Perché qualcuno gli è venuto in mente di fare le definizioni per ricorrenza, quindi dovevano andare a vedere che cosa succedeva dopo un po', no? La successione più famosa, una delle successioni più famose, qual è? Fibonacci. 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, 3 più 2 fa 5, 5 più 3 fa 8, e così. 13, 21, 34, 55, 89. Ok. Allora, qua che cosa sappiamo?
Allora, noi supponiamo che questo si avvicini a un limite. X con n. Allora, se x con n più 1 è circa L, x con n sarà pure lui circa L, se si avvicina dopo, se n è abbastanza grande. Per quale motivo? Se stiamo dicendo che a ogni passo le cifre che diciamo la distanza da L diventa il quadrato sostanzialmente, cioè il numero di cifre che coincidono con L raddoppia, allora che succede? Che se questo era circa L, nel senso che la prima cifra sbagliata era la 24esima, qua pure la prima cifra sbagliata sarà la 12esima. Quindi grosso modo fanno L sia l'uno che l'altro. Allora che succede? Che se io metto L di qua e di là, l'uguaglianza deve rimanere valida, cioè deve essere uguale. L deve essere uguale a L circa più A su L fratto 2. Allora, io mi dimentico questo circa, perché l'approssimazione è piccola, e allora devo dire che vale questa uguaglianza. Ma allora portando i due di là viene 2L uguale L più A su L, cioè L uguale A su L, cioè L quadro uguale A. Quindi L chi deve essere? Deve essere o più o meno la radice di A. Ma allora più o meno? Beh, se noi partiamo da numeri positivi e A era un numero positivo, tutti questi numeri sono positivi. Quindi a chi convergerà, se convergerà? Alla radice quadrata di A positiva. Quindi se parto da 2, se uso A uguale a 2, questo converge a radical 2. Se parto da 3, cioè se uso al posto di A 3, questo convergerà a radical 3 e così via. Ora, quello che non è chiaro è se converge, perché la cosa potrebbe anche rimbalzare, cioè io il fatto che converga l'ho preso come dato di fatto, però nel caso di 2 e di 3 posso pure essere convinto, perché ho visto che sperimentalmente le cose si avvicinano. Però che ne so, questo potrebbe fare, che ne so, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e non si avvicina mai al radical 2. Però andiamo a vedere un po', andiamo a vedere un po'. Allora, andiamo a vedere. Allora, voi sapete diciamo che x con n era la radice di A più un certo errore positivo. Andiamo a vedere chi è x con n più 1. X con n più 1 è uguale a x con n, ma x con n è la radice di A più epsilon più A fra x con n, cioè la radice di A più epsilon fratto 2. Ora tutto quanto sta a calcolare A fra la radice di A più epsilon. Allora, mettiamo in evidenza un radical, una radice di A sotto, quindi qua mi viene radice di A e qua mi viene 1 più epsilon sulla radice di A. Ci siamo fino a qui? Ho diviso per radice di A sia sopra che sotto. Allora, questa radice di A la mantengo. Adesso ho 1 fratto 1 più alfa. Quanto faceva 1 fratto 1 più alfa? Vi ricordate il problema dei 490 euro là? 1 fratto 1 più alfa fa 1 meno alfa più una correzione.
più altre correzioni ancora più piccole, cioè 1 fratto 1 più alfa fa 1 meno alfa più alfa quadro più altre correzioni più piccole. L'altra correzione sarebbe meno alfa cubo. Naturalmente le correzioni sono più piccole solo se alfa è minore di 1. Perché è vero questo? Provate a fare la moltiplicazione. 1 più alfa per 1 meno alfa quanto fa? 1 meno alfa quadro. 1 più alfa per 1 meno alfa più alfa quadro quanto fa? Se fate il conto viene 1 più alfa quadro. Tutti i termini intermedi si sentono. Se qua, come devo proseguire? Qua. Se volessi fare ulteriore correzione. Meno alfa cubo più alfa alla quarta, eccetera, eccetera. Più vado avanti, più la cosa è precisa, perché più vado avanti, più le potenze di alfa si riducono. Ok? Adesso noi diciamo che siccome epsilon era abbastanza piccolo, questa correzione qua ne teniamo conto, quelle successive, allora per esempio se epsilon era 10 alla meno 3, A era radical 3, scusate, A era 3, quindi radical A o A più o meno stiamo là. Se epsilon era 10 alla meno 3, questo sarà 10 alla meno 6, quello appresso sarà 10 alla meno 9. Adesso quindi fermiamoci qua. Andiamo a sostituire. Quanto viene? Viene radice di A meno epsilon più epsilon quadro su radice di A più correzioni non significative. Fate la somma, quanto viene? Viene allora A più A fratto 2, radical A più radical A fratto 2 fa radice di A, poi epsilon meno epsilon se ne va e la prossima correzione quant'è? Più epsilon su 2 radice di A. Quindi se la prima correzione scusate, più epsilon quadro più altre correzioni meno significative. Quindi che succede? Che se io partivo da un numero maggiore di radice di A, il successivo sarà ancora maggiore di radice di A, però la correzione sarà molto più piccola. E quindi se io itero il procedimento, la prossima volta quanto sarà? Sarà questo al quadrato fratto 2 radice di A, perché questo sarà il nuovo epsilon. Quindi la prima volta sarà epsilon quadro su 2 radice di A, la seconda volta sarà epsilon alla quarta su 2 radical 2 per radice di A. Cioè, mano a mano che vado avanti, la correzione diciamo diminuisce e quindi ragionevolmente mi sto avvicinando a radice di A. Questa non è proprio una dimostrazione, però ci si avvicina. Ok? La dimostrazione poi la faremo. La dimostrazione la faremo quando faremo un teorema che si chiama teorema di regolarità. Noi vedremo che questa successione x con n scende, è sempre maggiore di radice di A, quindi deve scendere a un limite. Ma se abbiamo visto, se c'è un limite, dal ragionamento di prima il limite L deve soddisfare il fatto che è uguale a più o meno radice di A, la successione è positiva, quindi L è uguale a radice di A. Però questo è meglio, perché non ti dice solo che converge a radice di A, ma ti dice anche quanto ci manca passo per passo a radice di A. Quindi ti dice che se prima lo sbaglio era di epsilon, adesso lo sbaglio sarà di epsilon uguale su radice di A. Vediamo un po' se ci troviamo. Vabbè, ho cancellato i numeri, volevo vedere se diciamo da, passando da x con 3 x con 4, insomma quelli che erano i numeri di prima, effettivamente ci troviamo, ma possiamo farlo anche in un altro, con un altro numero, oppure potete farlo per esercizio. Quindi effettivamente questo metodo funziona
ok? Adesso ci facciamo una pausa e poi vediamo come si può modificare il metodo per avere una ricevuta.